Il gruppo della Lega Nord, come tutto il movimento, siamo d'accordo con le parole del Papa, che ha detto qualche giorno fa: siamo in guerra, questa è la terza guerra mondiale. Piaccia o non piaccia, la constatazione del Santo Padre è sotto gli occhi di tutti ed è stata accolta ed è stata condivisa dalla maggior parte dei leader mondiali per quanto riguarda questa situazione. Siamo in una guerra però, Presidente, non nella guerra classica, quella che hanno combattuto i nostri nonni, non quella che stiamo commemorando quest'anno con il centenario dell'inizio della guerra 15-18. Siamo in una guerra totalmente diversa. Siamo in una guerra dove la si combatte su due fronti. Il fronte classico, a casa dei signori che ci hanno attaccati qualche giorno fa, e qualcuno ha già iniziato, Putin ha già iniziato, la Francia ha già iniziato ad andare con i propri aerei a far capire da che parte si sta, ma soprattutto, ed è la cosa che in questo momento lascia forse spiazzati la maggior parte di noi, l'altra parte di questa guerra non tradizionale la si combatte in casa nostra. In casa nostra perché lo Stato Islamico ha deciso di combattere una guerra mandando i propri soldati o addestrando i propri soldati e mandandoli nelle nostre case, e mandandoli nelle nostre piazze, e mandandoli nelle nostre vie, in modo da far sì che queste persone esaltate, chiamiamoli come volete, alcuni dicono che sono pazzi, secondo me non sono pazzi, sono persone che hanno un obiettivo ben preciso, facciano azioni di guerriglia, di guerra per creare il terrore all'interno delle nostre popolazioni. Il problema grosso, Presidente, è che qui non possiamo nasconderci, anche qui dietro ai fatti, è che queste persone quando si presentano davanti alla vittima predestinata gli urlano in faccia Allah è grande, non gli urlano altre parole, utilizzano una religione, utilizzano un estremismo e utilizzano una situazione che in questo momento ci deve far meditare, deve far meditare ognuno di noi. Un estremismo islamico che deve essere combattuto sia con le armi e sia con l'intelligence, ma soprattutto deve essere combattuto attraverso quella parte, se esiste, di Islam moderato che deve in questo momento, ed evidenzio, deve schierarsi dalla parte giusta. Perché è troppo facile dirlo nei talk show televisivi, mandare qualcuno ad affermare qualcosa di molto vago, ma la cosa che vogliamo è che l'Islam, la comunità islamiche che sono in questo momento presenti sul nostro territorio, dicano una volta per tutte e condannino una volta per tutti questi attentati. E quindi la risposta, Presidente, deve essere una risposta dura. Deve essere una risposta dura mostrando i muscoli, ma sapendo e non facendo l'errore che si è fatto, che hanno fatto a suo tempo con la Libia, sapendo ed avendo un progetto su quello che sarà il dopo della sconfitta di questo Stato Islamico. Con lo Stato Islamico, Presidente, mi spiace dover contraddire un esimio onorevole della Camera dei Deputati, magari anche più famoso, sicuramente più famoso di noi, con lo Stato Islamico non si tratta. Presidente, con l'ISIS non si tratta, con l'ISIS non si va a parlare, con l'ISIS combatti. Con l'ISIS combatti perché l'unica parola dell'ISIS è la violenza. E alla violenza, purtroppo, con l'ISIS devi rispondere in quel modo, nel loro stesso modo. E quindi ne stanno parlando gli Stati Uniti e la Russia, che finalmente si sono rimessi a parlare. E anche questa è una cosa importantissima. Quella Russia che noi, signor Ministro, abbiamo cercato di penalizzare con l'embargo, con una situazione ambigua dove da un lato andavamo dietro agli interessi di una parte dell'Europa e dall'altro avevamo il presidente Renzi che invece schiacciava l'occhiolino a Putin. O una cosa o l'altra, un po' di chiarezza nei confronti degli interlocutori a livello internazionale, perché sennò poi non dobbiamo lamentarci perché l'Italia è sempre segregata e nessuno ci considera quando vengono prese le decisioni, le importanti decisioni a livello internazionale.
Presidente, è necessario uno scambio di informazioni, qui l'ha detto il Ministro, uno scambio di informazioni tra i vari servizi segreti dei vari Stati, sicuramente europei. Non dobbiamo essere gelosi delle nostre informazioni, divulghiamole e condividiamole con gli altri, ma con un progetto. Non possiamo, Presidente, abbassare la guardia, non possiamo abbassarla né nei confronti di chi arriva, e qui lo stiamo dicendo ormai da troppi mesi, e da troppi mesi ci stanno dicendo che la Lega è razzista e tutto quello che ci state raccontando dietro, poi andiamo a trovare i passaporti dei finti profughi in fianco agli attentatori, e soprattutto non la possiamo abbassare nei confronti di chi risiede nei nostri paesi. Hollande, Presidente, ha lanciato una sfida. Il problema è che noi non siamo stati in grado di raccoglierla fino ad oggi. Ha lanciato una sfida importante, ha riunito il Parlamento, ha fatto determinate proposte importanti. Noi abbiamo la fase 2. Noi abbiamo quella fase 2 che a oggi non si è ancora capito esattamente che cosa sia, e quindi di conseguenza l'importante è noi ci fidiamo una volta ogni tanto, ci fidiamo del ministro Alfano, speriamo almeno che almeno lui sappia di che cosa sta parlando. Il problema è che di questa fase 2 ne avevamo parlato dopo Charlie Hebdo. Allora la domanda, ma che non è venuta a Gianmarco Centinaio, è venuta all'uomo della strada che ti ferma e ti dice: mi scusi senatore, ma dopo Charlie Hebdo fase 2... Adesso fase 2, ma nel frattempo tra Charlie Hebdo e oggi siamo tornati alla fase 1? Spero di no, spero che non si sia abbassata la guardia in questi mesi che ci dividono tra le due tragedie, perché vuol dire che nel frattempo è stato fatto poco e niente. Quindi i casi sono due: o nel frattempo è stato fatto poco e niente per la nostra sicurezza, o in caso contrario le balle della fase 2 mi sembrano un po' che servono un pochettino per i giornali. E Presidente, anche i colleghi sono stati un po' più lunghi. Sulla fase 2, a me è piaciuta oggi un'intervista a un poliziotto che ha fatto la 7, la televisione, che gli hanno chiesto se aveva cosa aveva visto di in più rispetto al passato. La risposta è stata: pubblicità progresso. Se lo dicono le forze dell'ordine ci crediamo. Vuol dire quindi, caro Ministro, che come al solito sono i soliti annunci di questo governo. Il problema è, Presidente, ma come facciamo a fare prevenzione ai terroristi, visto e considerato che sanno tutti a livello europeo e mondiale che i terroristi si parlano sulla rete, quando da un anno noi stiamo chiudendo gli uffici di polizia postale sul territorio italiano? Come facciamo a farla nel momento in cui viene dichiarato che dall'anno scorso è stato dichiarato che gli uffici di polizia postale li stiamo chiudendo? Chi la sta facendo la prevenzione, Presidente? Concluda, prego. E poi un'altra cosa, Presidente, decidiamo di portare i militari sul territorio, va bene, nel frattempo questo governo decide di chiudere l'ultima caserma operativa che c'è sul comune di Milano, la caserma delle Voloire, che viene spostata da Milano a Vercelli. Noi spostiamo i militari da Milano a Vercelli e andiamo a raccontare alla gente la balla che portiamo i militari sul territorio. Avevamo delle proposte, Presidente, che le lascerò agli atti, perché vogliamo dimostrare al Ministro Alfano che noi le proposte in questo periodo le abbiamo fatte. E quindi, come dicevo, noi le proposte le abbiamo fatte. Si è parlato di unità nazionale. Noi abbiamo, il sottoscritto e il Presidente Fedriga, abbiamo partecipato sabato alla famosa riunione indetta dal Presidente del Consiglio, dove ci avevano promesso che avremmo parlato del problema, avremmo parlato dell'emergenza. Problema, cari colleghi, che ha parlato il Presidente Renzi 20 minuti, forse mezz'ora. I ministri presenti zero, ma neanche, non gli ha neanche dato la parola, e ci siamo trovati ad aver perso una giornata, aver perso tempo. Quindi, Presidente, da parte nostra la volontà c'è. L'idea di fare delle proposte c'è e c'è sempre stata, oggi più che mai. Quello che ci lascia perplessi è il fatto che mentre da un lato invocate l'unità nazionale, dall'altro abbiamo il ministro Alfano che si permette di andare in televisione a insultare il leader di un partito politico. Ministro Alfano, invece che andare in televisione, lavori, che forse è meglio.